Stavolta ci servono i 3 punti. Dobbiamo ottenerli. Sappiamo che dobbiamo fare un capolavoro per poter riuscire nel nostro obiettivo, perché affrontiamo una squadra che tra le più forti era anch'essa candidata allo scudetto, quindi non possiamo assolutamente pensare che sia una cosa facile, però noi dobbiamo rendere possibile la nostra rincorsa salvezza vincendo questa partita, che è importante per noi. Abbiamo la consapevolezza, soprattutto dopo le ultime 2 partite di Firenze e di Napoli, dove secondo me siamo riusciti rafforzati nelle nostre convinzioni, che possiamo e dobbiamo farcela. Quindi domani il Carpi sarà determinantissimo e, ripeto, consapevole e rispettoso dell'avversario, consapevole della forza dell'avversario e rispettoso, però domani il Carpi ce la deve fare. Chiaramente l'acquisto di Perotti e Sarabi sono acquisti importanti, però la Roma ha tantissimi altri giocatori molto forti, che questo secondo me è un concetto riduttivo. Ha cambiato pelle con l'arrivo di Spalletti, era comunque una squadra forte, lo è tuttora, però per noi cambia poco, insomma. No, i complimenti non ci piacciono a noi, noi vogliamo punti. O perlomeno nelle nostre condizioni dobbiamo essere concentrati solo e esclusivamente su quello che dobbiamo fare in campo. E tutto questo secondo me appartiene a quell'aspetto romanzato del calcio che non è di mia pertinenza.